Ci vediamo al ristorante, ragazzi. Sì. A tra poco. Cosa andiamo a mangiare? Tortellini. Siamo arrivati a Pianoro perché probabilmente dopo andiamo a vedere un'altra struttura abbandonata di cui ancora non vi dico il nome perché non è sicuro che andiamo a vederla. Prima cosa da fare però è mangiare, nonostante siano le 2:30 e è capace che non ci prendano a mangiare, però abbiamo trovato questa osteria di fianco alla stazione di Pianoro, osteria Tre Cani. Proviamo. Se non ci prendono mi metto a piangere perché vi giuro che ho una fame allucinante. Guarda quel che mi dicevano. Ah, si deve proprio entrare dentro la stazione per entrare nell'osteria. Faccio cacciare subito. Che associali. Il primo approccio alla cucina bolognese. Sembra tutto gustoso. Te la distruggi proprio. Non so come si mangiano. Sanno di Nelson. Ah, ragazzi, dovete fare il video 10 minuti di Nicolò che mangia i tortellini dicendo buoni. Ok, sei pronto? Comunque tu sai un po' di brodo. So di brodo? Oh. Devi metterci il parmigiano comunque. Vabbè, mettili un po' di più. Ma io mangio un sacco. Il brodo si asciuga. Tipico piatto di Natale. Si mangia a Natale. Grazie. Balanzoni con formaggio di non so che cosa, di fossa. Me li devi far provare. Ok. Mi fa provare. Sì, sì, sì. Perché è sporca di smegma? È smegmato. È vernice perché Nelson si è trasferito e ha imbiancato casa con la macchina fotografica e quindi è tutta smegmata. Ce lo siamo mangiati tutto il parmigiano perché tu lo paghi il formaggio. Comunque è stabilizzatissima sta telecamera. Però secondo me ti distorce un po'. La faccia non è così ovale. Oppure sì. Caramellina, oh. Caramellina per tutti. Si parte dopo pranzo, mangiato bene. Caramellina, mangiato bene, speso poco. E adesso andiamo a visitare, almeno ci proviamo perché non sappiamo se si riesce a entrare, non abbiamo le prove. Mentre il mostro sapevamo con certezza che l'accesso era garantito, qua non lo sappiamo, stiamo andando a caso. Dimmi. Sonno. Sì. Vuoi un letto? Non è una domanda. Vuoi un letto? Non è una domanda. Ho sonno anch'io. Questo è proprio degrado. Reception. Siamo entrati dentro il cinema. È distrutto. Sembra, sapete cosa? Questa non è la palestra. Ah, palestra. È perché è tutto un centro enorme tra Cina. Palestre varie, tutto abbandonato. Questo sembra uno di quei luoghi tipo alla Call of Duty dove fanno le guerre con i terroristi. Tipo airport, mappa airport. Sembra proprio così. È vero, identica. Zanzara. È davvero pieno. Aia, attenti ai cavi elettrici. È caduto tutto in disuso. Terribile. Appena siamo entrati abbiamo sentito dei rumori di qualcosa, qualcuno che lavorava probabilmente all'interno delle sale, per cui abbiamo deciso di uscire per non rischiare che ci sparassero in faccia probabilmente o cose del genere. Sei affranto, Nicolino? Sì, perché mi interessa entrare, perché il cinema è una cosa nuova. Ma se ci picchiano? Ma noi non facciamo nulla di male. Prendiamo coraggio e proviamo ad andare anche se abbiamo sentito passi, voce e quant'altro. Rischiamo la vita, ma magari facciamo le big views. Cioè, metti, se ci sparano, se ci picchiano, sai quante views? Ci ripaghiamo tutta l'attrezzatura che ci rubano. Lo facciamo per voi. Esatto. Ci stiamo infiltrando, sperando di non incontrare nessun malvivente. Guardate che roba. Sono tipo delle palestre queste di fianco al cinema, è un centro sportivo. Qua dovrebbe esserci cinema. Ragazzi, se moriamo, lascio tutto a Cesare. Andiamo, seguiamo il comando. I soffitti aperti. Questo è l'ingresso del cinema, che è sbarrato però, ma c'è una porta aperta qui di fianco. Siamo armati di cubetti che emettono luce di Nicolò.
cinematografiche abbandonate, un cinema intero con palestre, centri sportivi vari, campi da calcio, basket e vari, è tutto abbandonato. Nick, ho paura. Ok. Box del pronto soccorso. Pellicole dappertutto. Chili e chili di film. Questo è un film intero. Proiettori? Sono i proiettori? Bellissimi. Cazzo. 856 posti. Questa credo sia la sala più grande perché è la sala 1. È il momento di fare la foto di gruppo. Uè. Vin. Ciao. Sì, ma quello che non si sbriga. Aiuto. Le zanzare. Frighi distrutti. Cartelloni. Non entrate. Tutto aperto. Mira, qui ho paura. Guarda quella porticina laggiù. Quella lì è un aspirapolvere, una lucidatrice. È lucidatrice quella. Andiamo, 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 vai. Vai, vai. Prego. Dopo di te. Questo è un uovo di Pasqua. C'è cosa c'è? I condotti dell'aria condizionata. Qua ci sono i cessi. Guarda se funziona l'acqua. Ci devo pisciare al buio. Che bella data, 2011. L'ultima data, 2011. Ci sono i popcorn dentro? Sì. Queste sono le vasche dei popcorn quando li vendono. Distributore di bibite. Ops. Qua c'è la mega vascona, quella che sarebbe piena di popcorn. Adesso ci sono solo dei semini col coso che li scodella. È davvero enorme però, eh. Sala 3 e sala 5. Sala 2, funzionava lo sciacquone? Funzionava lo sciacquone, sì. 334 posti. Poltrone rosse. Solito stracciamento di telo per la proiezione. Poltrone inquietantissime. E là si torna ai corridoi. Ho paurissima. Mastodontica. Seguiamo la freccia invitante. Ma io qui non ci entro neanche morto. Hai coraggio di passare queste tende? C'è un'altra sala. Passa solo con l'obiettivo. Se non torni più fuori noi scappiamo. Un tendone che adesso non ha con i cartoni. Ma siamo, beh, siamo in un'altra sala. Senza schermo però. Questa è arte moderna comunque. La società che ingloba l'arte. Abbiamo trovato il magazzino con le scorte alimentari, popcorn e varie. Ancora chiuse? Chiuse. Cioè questa è chiusa. Pile e pile di popcorn. Popcorn sono scaduti nel 2010. Sono un po' gommosi. Consumarsi preferibilmente, sì. Tassativamente. Abbiamo più o meno visto tutto quello che c'è da vedere. Tutte le sale, tutte le stanze, i bagni, i bar. Abbiamo trovato il magazzino di popcorn. Quindi iniziamo a levare le tende prima che succeda qualcosa di brutto. Perché in queste situazioni succede sempre qualcosa di brutto. Siamo tornati alla sala 1. E siamo stati accolti da questo bel raggio di sole che è l'unica cosa proiettata adesso dalle sale proiezioni. Stiamo facendo i selfie al cesso come i bimbi minchia. Mi stai ammaliando. Vuoi fare le ombre cinesi? Cane. Veramente bello. Bruciato tutto. Una coppa. Ho trovato il calice di fuoco. Ma che cazzo. Stavamo per andare via, ma abbiamo trovato il piano di sopra e bisogna andare. Tanto sentiamo il rumore di macchine che arrivano. Sì, è la stessa.
Niente. C'è un altro piano sopra. Camere d'hotel. C'erano dei cuscini e delle coperte qui da quando usciamo. Per non svegliare chi alloggia probabilmente ancora qua abusivamente. Ce ne stiamo andando. Siamo usciti. Aria aperta. Siamo vivi. Ce la facciamo più. Possiamo tornare a parlare con un tono vocale umano. Siamo vivi. Si respira, non c'è più puzza di polvere e morte. Gioia. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Abbiamo esplorato anche il cinema abbandonato. Ciao ragazzi, buon rientro. Ciao. Ciao. Iscrivetevi. E lasciate 50.000 like. Mi aiuta molto. Mi aiuta davvero tanto. Mi aiuta davvero tanto. Adesso loro tornano su in quel di Milano, comunque in Lombardia sono un po' sparsi, e noi invece torniamo alla nostra magione. Torniamo a casa, io devo prendere la roba e andare ad allenamento, che purtroppo devo fare. Ciao! Ciao! Che figata! E ora si va ad allenamento. Ciao, sono Nelson dal futuro. Sto montando il video e non ho fatto la chiusura, quindi la faccio ora. Ringrazio Nicola e i suoi amici per essere venuti fino a Bologna per visitare con noi questi luoghi abbandonati. Abbiamo visitato il cinema in questo video e nel video di ieri, se ve lo siete perso, il mostro di Casalecchio, che è stato una figata. Quindi andate a recuperare il video, trovate il link tra pochissimo, oppure lo trovate sul canale. Vi invito di nuovo a non fare quello che abbiamo fatto, o comunque farlo soltanto se siete in completa sicurezza, perché non è sbagliato, ma è pericoloso. State attenti, mi raccomando, o evitate. Noi ci vediamo domani con un nuovo vlog. Lasciate un like qui sotto, un mi piace. Cerchiamo di arrivare a 1000 e grazie. Mi aiuta davvero tanto. Ciao. Iscrivetevi al canale di Human Safari, trovate il link in descrizione. Che fate? Un festino sul balcone? Sì. Vuoi unirti a noi? No. Tanto non eri invitato.